Ciao pagliacci, qua Magozzo e benvenuti tutti quanti in questo nuovissimo video della GTA 5 mod vita reale da calciatore con il nostro mitico CR7. Allora, oggi vi dico che si prospetta un video veramente emozionante, per cui passeremo subito al video. Prima però, ragazzi, voglio farvi vedere una cosa che c'ho qui. Guardate che c'ho qui. C'è un pacco che adesso spacchetteremo insieme. Guardate ragazzi, qui c'è un prodotto che ho ottenuto grazie a Ibalo. Che Ibalo ragazzi praticamente ci permette di ottenere prodotti scontati fino all'80%. Quindi pensate voi che grande sconto rispetto magari ad altri siti e-commerce che sono molto più lenti. Ibalo ragazzi ci permette di avere il prodotto più scontato e anche molto velocemente. Quindi come ottenere questo prezzo scontato dell'80%? Per fare questo dovete effettuare una procedura con un link in descrizione ragazzi, dove c'ho anche... Basta che andate a vedere, c'è anche scritto Ibalo, unitevi al gruppo Telegram. E una volta fatte le procedure per l'acquisto, facendo questo voi potete avere lo sconto dell'80% grazie agli altri utenti che comprano altri prodotti e anche ovviamente agli admin, insomma tutte le persone che ci sono nel gruppo che vi aiuteranno a ottenere il prodotto. Voi verrete divisi ovviamente in base alle fasce di prezzo. Se questo metodo di acquisto, come molti di voi penseranno, è illegale, no ragazzi, è legalissimo, si chiama buy sharing e significa appunto in italiano acquisto di gruppo. Infatti grazie agli altri ragazzi riusciamo a ottenere un prodotto scontato che appunto ora vi faccio vedere che abbiamo qui. Faccio vedere che cosa mi è arrivato a me, così direte omega, ma sicuro sì ragazzi, c'è qui. Guardate un po' che cosa mi è arrivato. Sta mai qui dentro ragazzi, come potete vedere mi è arrivato un iPad Pro da 10.5 pollici, ottenuto grazie agli amici di Ibalo che mi hanno aiutato a completare il prodotto e ad avere uno sconto dell'80% pagandolo solo 300 e passa euro. In base ovviamente alla capienza di gigabyte che prendete avrete lo sconto da 10 pollici e 5 ad un prezzo stracciatissimo. Benvenuti appunto ragazzi in questo nuovo video. Direi che abbiamo perso abbastanza tempo e questo sarà un video che piacerà a tanti di voi, perché sicuramente sarete tutti curiosi. Sarete curiosi tutti quanti ragazzi di sapere quante ragazze ha avuto Cristiano Ronaldo prima di Melissa, Jasmine, Belen e tutto il resto. Infatti ragazzi, qui Ronaldo Junior oggi mi ha chiesto quante ragazze ho avuto, chi era sua madre. Infatti ragazzi, se questo video raggiunge, mettiamola così, 5000 mi piace, facciamo un episodio speciale sulle origini di Ronaldo Junior e un episodio sulla sua nascita e sulla sua vera madre, che vedremo per poco in questo video. Quindi mi raccomando raga, 5000 mi piace, piazzateli che ci conto, perché spero insomma che vi possa piacere anche questo video. Bene Ronaldo Junior, allora vuoi sapere tutto su tuo padre? Ragazzi, raccontiamogli tutto. Stavo per andare all'allenamento ma ho detto che mi veniva a prendere Benzema, ancora è presto. Vedi questo video raga, perché è sul passato del nostro CR7 e qui nessuno lo sa a parte lui. Ci siamo ragazzi, eccoci qui nella parte del passato di Cristiano Ronaldo inedita. Ovviamente qui era già un calciatore ragazzi, però sapete che un calciatore può avere le sue manie, può avere le sue abitudini eccetera. Allora, come vedete siamo a Los Santos appunto, e questa ragazzi è la prima ragazza che abbiamo avuto. Guardatela, si chiama Fatima. Allora, questa ragazza qui diciamo che mi ha convinto ad entrare nelle gang. Cioè nelle gang nel senso non a prendere pistole, a fare pum pum, bang bang, escare. No ragazzi, diciamo più a frequentare che a essere uno di loro. Infatti vedete, porto gli stessi vestiti. Quindi ragazzi, questa è la prima ragazza di Ronaldo del suo passato. Quindi più o meno da giovanotto qua raga avevamo, sì. Ti sto aspettando che lei finisca la sigaretta per entrare appunto dentro, perché ci sta una festa. Direi ragazzi che questa è stata una delle ragazze più strane che abbiamo avuto, perché penso sia emo oltre che dark. Quindi non lo so, già da come si veste si capisce molto. Non lo so Fatima, vuoi venire o rimani là? Ok, quindi stanno dando una festa qui i tizi della gang a cui ci siamo uniti già da tempo. Scusa Fra, mi fai passare, non vorrei spingerti e poi creare malintesi. Bene, come vedete qui c'è un mega festone. Ciao a tutti ragazzi, come state? Tutto bene? Poi tra le gang ragazzi rispettano molto, perché siamo un calciatore e poi scommettono anche sui nostri gol. Quindi io cerco di accontentarli tutti e di cercare di fare più gol a partita. Appunto qui sono per salutare e per stare un po' con Fatima. Fatima, che dici? Vieni sopra insieme a me, ti faccio vedere una cosa magica. Cioè in realtà me l'aveva proposto lei. Dai, vieni, seguimi, seguimi.
un posto più appartato esisterà da qualche parte qui, no? Ronaldo, ma sei un mattacchione! Guardate, ragazzi, di fronte a quelli stanno tipo addirittura delle ragazze a ballare, no, Ronaldo? Davanti a tutti, che la gente ci vede, porca miseria! Questo era un periodo, ragazzi, molto travagliato della vita di Ronaldo, come sta succedendo anche adesso nella storia in principale, perché, cioè, non lo so, vedete, frequentava The Gang, faceva queste cose, no, davanti a tutti! Regia, sta cosa, che io vado a lamentarmi dalla regia, staccatevi sta cosa. Poi finì male perché un tizio, attenzione, cercava di sparare a Ronaldo, attenzione, poi non so se è stata una retata, una cosa del genere, cioè, in poche parole, un tizio, no, ci stavamo facendo Fatima e un tizio se la voleva fare anche lui, e poi, ragazzi, successe che spararono a Fatima e Fatima morì. E io, ragazzi, riuscii a scappare veramente per poco. Guarda questo che vuole sparare. Morì così Ronaldo, ragazzi, se la cavò con qualche colpo, diciamo, al ginocchio e ai gomiti. Bene, ragazzi, attenzione, guarda dove siamo. Ronaldo a scuola con lo zaino. No. Ragazzi, questo era il periodo quando Ronaldo ancora era fidanzato con una ragazza 10 anni più piccola di lei. Sì, perché, ragazzi, quando Ronaldo aveva 28 anni è stato con una ragazza, penso, che frequentava il college. Dobbiamo trovare da qualche parte. Che si chiama Max, tra l'altro. Cioè, guardate voi che nome, Max. Che è da maschio, secondo me, da uomo, vabbè. Quindi, Max, dove sei? Ecco la ragazza, è qui. Ronaldo era fidanzato, cioè, voi non ci credete, non ci credo manco io, ragazzi. Quando l'ho vista, è bella, cioè, guardatela, a me piace. Se, vabbè, sta parlando con gli amici, non la posso interrompere. Scusate, ragazzi, dovrei portare a casa... Oh, ancora? Ancora tu? Ho detto che Max è mia. Vedi, ragazzi, succedono sempre ste cose. È la mia ragazza, non ti devi intromettere, capito? Non ti devi intromettere, sparisci. Il problema, ragazzi, è che succede sempre la stessa cosa. Essendo la ragazza più bella del college, ragazzi, tutti le vanno dietro, tutti la vogliono e tutti volevano stare con lei. Quindi, ragazzi, vedete, anche con questa ragazza qui, con Max, ci sono stati dei problemi, perché non solo a scuola, ma anche a casa sua. Quando andai a casa di Max per la prima volta, perché i suoi genitori volevano, insomma, conoscermi, perché ovviamente, raga, una di 18 anni che sta con uno di 30 anni quasi, cioè, voglio dire, vedete se i genitori non vogliono conoscermi, ma tu che razza di gente frequenti? E purtroppo, ragazzi, una sera andai a casa sua, come anche vedete, e successe che i genitori si incazzarono molto e non accettarono molto il fatto che lei stesse con uno come noi, che avevamo 30 anni, no, che 30 anni in più, che avevamo 10 anni in più. Anche, ragazzi, quando Ronaldo si mise all'azione, come in ogni relazione, successe esattamente l'impensabile. Il padre di Max si incazzò a morire e fu questa la goccia che fece traboccare il vaso, perché, ragazzi, soltanto che, ragazzi, i genitori non lo erano per niente, e dopo averci puntato una pistola addosso, Ronaldo, se magari smetti non ti spara, no, secondo me, se sta puntando una pistola addosso, e dopo essere stati interrotti, ragazzi, e questo signore qui mi ha puntato una pistola alla testa, decisi di andarmene, che non era roba. Lei se ne fregava dei pareri dei genitori e mi piaceva, solo che, ragazzi, non si poteva andare avanti così. E così finì anche questa storia con questa ragazza del college. Bene, ragazzi, come vedete, qui Ronaldo era già un po' più hype, un po' più elegante, non so come te lo chiamate, figo. Insomma, questa, ragazzi, era un periodo della vita di Ronaldo che è molto vicino a quello in cui siamo adesso, dove era fidanzato con una che dirigeva la base di Facebook a Los Santos. Infatti, ragazzi, sapete che Facebook a Los Santos è arrivata già da un bel po' di tempo, e c'è questa donna qui che si chiama Silvia, che dirige, diciamo, questa base qui a Los Santos, e io mi ci sono fidanzato solo perché sono famoso su anche sui social. Infatti, dobbiamo andare al mare, dato che è una bella giornata. L'unica cosa di cui sto tranquillo, ragazzi, è che in questo centro di Facebook sono tutti gay, non so il perché, ma sono tutti gay, quindi posso stare tranquillo, niente risse, niente cosa del genere. Arrivati, questa è la sala riunioni dove solitamente Silvia lavora. Scusate, posso entrare? Permesso? Dirigendo una base di Facebook, le persone che stanno qui stanno praticamente sempre al telefono. Ragazzi, questa è Silvia, è la nostra ragazza, che appunto è lei che dirige la base di Facebook. E si può dire che il suo abbigliamento non è molto, molto bello. Però, come già detto, qui dentro non so perché sono tutti gay. Anche questo qui è gay, queste sono donne. E quindi, ragazzi, cioè, vedete, sì che è quello, è un costume da bagno, perché dovevamo andare al mare, io l'avevo detto. Beh, Silvia, sei pronta che andiamo al mare? Ragazzi, sta sempre al telefono. Silvia, dobbiamo andare al mare, la pausa pranzo non dura per sempre. Insomma, ragazzi, questa ragazza mi piaceva, che era molto bella, magra, bionda, platino, cioè, guardate i bei capelli. Insomma, ragazzi, eravamo trasgressivi, in mutande, cioè, era una cosa programmata. Andavamo e facevamo il bagno, cioè, era una cosa bellissima, no? Perché
erano cose inaspettate. Cioè io l'andavo a prendere io in mutande sto ragazzi. Era bello perché il bagno, porca miseria, lo facevo solamente io. Io le dicevo: guarda ragazzi, vengo a prendere e facciamo il bagno insieme. Invece no ragazzi, perché aveva sempre quel maledetto aggeggio in mano, quel telefono maledetto, sempre, sempre. Tutte le ragazze hanno sempre il telefono in mano. E va... E la verità, me ne andai a casa e finì anche questa relazione. Ragazzi, se state guardando questo video, se ci sono, non state sempre al telefono, per favore. Insomma ragazzi, arrivammo più o meno ai giorni nostri. Infatti vedete qui Ronaldo aveva già iniziato a comprarsi le prime cose su Prime e aveva già iniziato a dare le sue prime feste sullo yacht. Tutto sballato. Infatti ragazzi, guardate come sono ubriaco. Entrarono dentro lo yacht e una delle security si sentì male. Non so cosa. Insomma, successe un vero e proprio bordello. La ragazza più bella della mia vita, che reputo Ronaldo, raga, non io. Come ora, la ragazza più bella, addirittura più di Jasmine, di Melissa, di tutte. Possibile, Ronaldo? Sì, ragazzi. La vera madre di Ronaldo Junior, che è questa ragazza qui che sta ballando. Iniziai a ballare, ragazzi, e mi innamorai di questa qui, di Samantha, che è la madre di Ronaldo Junior. Io vi ho già detto all'inizio del video che se mettete 5.000 mi piace facciamo un episodio speciale sulle origini di Ronaldo Junior e sulla sua vera madre. Infatti la vedete qui solo per pochi secondi. E ovviamente anche lei si innamorò di me. E quindi ragazzi, ubriachi sia io che lei. E la sera ragazzi nacque, diciamo, Ronaldo Junior da una festa di ubriachi che Ronaldo aveva dato per celebrare, non so, una nuova promozione del Real Madrid. Ragazzi, nacque Ronaldo Junior. Si era troppo ubriaca e lei collassò e anch'io mi andai a stendere sul letto perché non ce la feci davvero più. Quindi se il video vi è piaciuto, mi raccomando, 5.000 mi piace obbligatori per la storia di Ronaldo Junior e di sua madre. Commentate e condividete il video con i vostri amici e ditemi ragazzi se vi è piaciuto e cosa vorreste vedere. Vi ricordo che in descrizione trovate le maglie ufficiali di Ronaldo e Ronaldo Junior della Vita Reale da Calciatore in edizione limitata fino al 1° aprile. Quindi ragazzi, andateci a dare un'occhiata. Fatelo per Ronaldo mezzo ubriaco e per Ronaldo Junior che sta in quella pancia e ancora deve nascere. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi episodi. Io vi ringrazio ancora tutti per la visione. Quel Ronaldo ubriaco forse dovrei andare a chiamare un po' di soccorsi. Lì è Samantha, a terra Ronaldo Junior, lì dentro. E qua ragazzi, se beccamo al prossimo video. Ciao.